Buongiorno a tutti e benvenuti. Mi chiamo Gianandrea Daverio e all'interno di NPO Sistemi ho la responsabilità dell'offerta di Cyber Security e Compliance e oggi vi do il benvenuto a questo webinar in cui parleremo del pericolo che il cybercrime rappresenta per la crescita mondiale e conseguentemente come conseguenza del pericolo che rappresenta per la crescita e la prosperità delle aziende. La prima considerazione che volevo spendere riguarda quello che conosciamo del web. Sempre più spesso si parla di deep e dark web, ma in realtà non è chiaro che dimensione dargli. Ecco, proviamo a dargliela. Solo il 4% di quello che i motori di ricerca che comunemente conosciamo sono in grado di individuare e rilevare è rappresentato quindi dal web visibile. Tutto il resto, quindi la gran parte di quello che costituisce la rete internet, sono dati che non sono direttamente indicizzabili da questi motori di ricerca e che sono pertanto dati che restano nascosti quando sono all'interno di archivi privati e addirittura oscurati quando parliamo delle reti peer-to-peer con la rete Tor in particolare. Alcuni numeri che danno un'evidenza e una conferma di quei dati dimensionali che vedevamo prima. L'utilizzo del dark web da parte degli utenti è cresciuto a livello globale del 300% negli ultimi 3 anni. Il 30% degli utenti nordamericani e il 17% degli utenti europei accede con regolarità al dark web. Probabilmente, apro e chiudo una parentesi, non tutti questi utenti lo faranno utilizzando le adeguate precauzioni che l'utilizzo di uno strumento potenzialmente pericoloso come il dark web richiederebbe. Ogni giorno oltre 2 milioni di utenti sono connessi alla rete Tor. Rete Tor che dal 2014 al 2018 è cresciuta in termini di backbone da 50 gigabit a 300 gigabit, una crescita 6x in 4 anni. Un dato più recente, nel 2019 le transazioni di criptovaluta, quindi fondamentalmente correlate a Bitcoin e valute similari, sono cresciute del 65% rispetto all'anno precedente. Al di là di quello che avviene all'interno del dark web, perché dovremmo considerarlo un rischio? Beh, fondamentalmente perché una delle caratteristiche del dark web che abbiamo visto contraddistinguerlo è la crittografia e l'oscuramento dei dati. Il cybercrime sfrutta queste caratteristiche di questo ambiente per veicolare in canali sicuri le proprie attività clandestine. Quali sono? Vendita di dati sensibili di utenti VIP, vendite di carte di credito e carte di pagamento in senso lato, documenti fiscali e amministrativi fraudolenti. Questo vale in particolare per il mercato nordamericano, ma non esclusivamente. Guide, tutorial per la creazione di utenze fraudolente all'interno delle piattaforme comuni, ovviamente da utilizzarsi per successive attività clandestine. Utenze e password, archivi di utenze e password esfiltrate nell'ambito dei data breach alle piattaforme più varie ed eventuali. Servizi di botnet e di attacchi di DOS as a service, quindi a noleggio, vendita di credenziali per l'accesso, ovviamente fraudolente, per l'accesso ai servizi RDP, che peraltro hanno subito un drastico incremento in periodo di lockdown e comunque nel next normal in cui convive fortemente una dimensione di smart working. Vendita di accessi non autorizzati alle aziende per tramite di realtà di supply chain malevole, cioè che si rendono disponibili
ad attività illecite presso i propri clienti, in cambio ovviamente di un controvalore economico. Stessa cosa per utenti interni malevoli all'interno delle aziende, che quindi si rendono disponibili a noleggio a chi volesse sfiltrare o ottenere informazioni sull'azienda XY. Infine, strumenti per l'utilizzo e la manipolazione delle credenziali rubate. Ovviamente se ti vendo un database contenente qualche decina di migliaia o qualche milione in alcuni casi di record di utenze contraffatte, mica posso chiederti di verificare uno a uno che funzionino. Ti doto, ti metto nelle condizioni di avere tutto un ecosistema di strumenti che ti consente di automatizzare lo sfruttamento degli asset che ti sei portato a casa. Questi sono tutti aspetti che impattano il fattore di rischio e il rischio complessivo delle aziende che viceversa sfruttano tipicamente la rete internet per gestire il proprio business e le proprie operation. Come evidenza e ulteriore conferma di quello che stavo raccontando, vi porto un caso tutto italiano. Nel mese di novembre 2019 la Guardia di Finanza ha chiuso quello che è stato ritenuto il più grande black market italiano presente nel dark web, più grande perché con oltre 100.000 articoli in vendita, con un volume di euro documentato dalla Guardia di Finanza di oltre 2 milioni di euro e con profitti di 400.000 euro nell'ultimo anno di esercizio. Le categorie merceologiche le potete trovare indicate sulla sinistra e c'è un po' di tutto, tranne che roba che possa considerarsi legale. Frodi, droghe, guide tutorial ovviamente correlate all'attività malevole, oggetti contraffatti, prodotti e gioielli rubati, armi, carte di credito, servizi dove vanno a collocarsi tutti quelle attività malevole as a service che vedevamo prima, malware pronto per l'uso e software per utilizzarlo, di tutto e di più. Dall'altra parte crescono le utenze, e abbiamo capito perché servono per generare reddito, crescono le utenze, il numero di utenze coinvolte nei data breach. Nel primo semestre, secondo un report di risk-based security legato a quanto avvenuto nel primo semestre del 2020, sono state complessivamente 27 miliardi le password coinvolte in data breach in questo periodo. Nell'intero anno 2018 erano state 15 miliardi. Vediamo quindi qual è l'incremento. Queste 27 miliardi di credenziali sono state sfiltrate da un totale di 2.000 piattaforme complessivamente violate. Questo fa sì che porta a cogliere un'altra evidenza, stanno alzando il target, nel senso stanno coinvolgendo nell'ambito di questi attacchi piattaforme che gestiscono un numero sempre maggiore di utenze, quindi piattaforme sempre più alla ribalta, il che porta a un numero medio di utenze all'interno di quelle piattaforme che cresce nel tempo. Anche qui, per dare una riprova di quanto sia realistico la fotografia fatta da Risk-Based Security, vediamo che cosa diceva al 31-12-2018 Evite Being Pwned, un noto sito dove vengono archiviati e registrati quota parte di quelli che sono i siti coinvolti, i data breach avvenuti. Avevano oltre 9 miliardi e 300 milioni di credenziali all'interno del proprio database.
Bene, l'11 settembre, queste credenziali, l'11 settembre di quest'anno, queste credenziali erano diventate 10 miliardi e 200, e 200 milioni. 800 milioni di credenziali in più in 9 mesi, 8 mesi di tempo. Sono numeri ovviamente diversi da quelli forniti da Risk-Based Security, ma ci danno una conferma che c'è una crescita esponenziale di questo fattore di rischio. Fatta questa premessa, passo la palla a Veronica Leonardi di CyberU, che ci racconterà come l'offerta di CyberU può aiutare le aziende a contrastare questo tipo di minacce. Veronica. Ci sono Veronica Leonardi, sono Chief Marketing Officer di CyberU. Chiedo a Luca di proiettare la nostra presentazione. La vedi, Veronica? Sì, grazie mille. Se puoi andare alla slide successiva, vi racconto velocemente chi è CyberU per chi non avesse ancora avuto modo di conoscerci e poi appunto lascio la palla a Luca. CyberU è ovviamente una società che si occupa di cyber security, siamo la prima società di cyber security che si è quotata a Piazza Affari ormai un anno fa, quindi il 7 ottobre del 2019, quindi stiamo per festeggiare questa importante ricorrenza per noi. Siamo una PMI innovativa, quindi siamo un'azienda molto attenta a tutto quello che è il tema della ricerca e sviluppo. Ovviamente questo settore richiede di dover sempre stare al passo con i tempi e quindi impegnarsi nel far sì che le tecnologie e i servizi che portiamo sui nostri clienti siano sempre aggiornate, quindi investiamo tantissimo, comunque investiamo una buona parte del nostro fatturato in ricerca e sviluppo e abbiamo all'interno del nostro team tutta una serie di persone altamente qualificate e oltre a questo abbiamo anche 3 soluzioni proprietarie certificate e 2 appunto sono legate alla cyber security, una è quella che vi racconteremo stamattina e poi ne abbiamo un'altra invece legata più al mondo del perimetro infrastrutturale delle aziende e invece una terza soluzione che riguarda altre tematiche. Abbiamo oltre 600 clienti e la nostra base è Reggio Emilia, abbiamo anche però un ufficio a Milano e abbiamo un importante Intelligence Security Operations Center appunto nella zona EMEA. Lascio a questo punto la palla a Luca, che spero che riuscirà appunto a trasmettervi quelli che sono i benefici che cerchiamo di portare sul cliente. Vi invito sempre a fare delle domande se ci sono, magari comunque lasceremo alla fine uno spazio per le domande. Non esitate a chiederci, ci piacciono le sessioni interattive. Mi rendo conto che i webinar talvolta insomma non sono proprio come incontrarsi dal vivo e quindi talvolta manca un po' il rapporto, ma appunto vi invitiamo alla fine della sessione di Luca di fare insomma le domande che ritenete opportune. Luca, ti passo la parola. Grazie, buongiorno a tutti, sono Luca Bonora, sono Business Developer Manager delle soluzioni di intelligenza artificiale e cyber security di CyberU e oggi ho il compito di guidarvi in quella che è la nostra visione di ciò che succede nell'ambito della cyber security. Comincio da qua, no? Il Clusit nel 2020 attraverso una ricerca dell'University of Maryland dice ogni 39 secondi le aziende italiane sono sottoposte a un attacco informatico. Pensate quanti ne sono successi in questo periodo nel quale abbiamo appena cominciato la nostra presentazione. Ecco, da questo punto di vista quindi è evidente che non esiste il concetto di un'azienda che possa non essere sottoposta ad un attacco di qualsiasi dimensione. Oggi per correttezza abbiamo oscurato i nomi, ma il concetto chiave lo vediamo quotidianamente su tutti i giornali. Sappiamo che alcuni attacchi sono stati perpetrati nei giorni scorsi, ne hanno parlato tutti i giornali, altri nel tempo. Noi in realtà vediamo attacchi informatici quotidianamente anche ad aziende molto piccole. Ecco perché pensiamo che i pillar fondamentali, no, che sono la quantità di dipendenti piuttosto che la quantità di fatturato,
o il settore di appartenenza del proprio business non sono assolutamente una linea guida che possono essere seguite per capire se un'azienda è interessante o meno per il cybercrime, perché sono tutte interessanti. L'obiettivo che tipicamente raggiunge il cybercrime è di crearci un danno, poiché il danno sia un fermo della produzione, che è gravissimo, no, se ci pensate, piuttosto che per obbligarci o indurci a fare un bonifico di qualche migliaio di euro, qualche centinaia, qualche milione di euro, a seconda della dimensione dell'azienda, fino ai data breach o ai data leakage. Perdere, io dico perdere, ma vuol dire avere rubati i propri dati, le proprie credenziali, è assolutamente all'ordine del giorno. Ecco che noi dal punto di vista delle piccole e medie imprese italiane, che sono effettivamente molto eterogenee, ci sono delle aziende estremamente piccole ma fanno parte della PMI e anche quelle 2, 3, 5 mila postazioni di lavoro, un attacco su due è rivolto alla piccola e media industria. Due PMI su tre sono già state attaccate. Ora il dubbio vero è che io chiedo sempre, lo sappiamo, ne siamo consapevoli all'interno di quell'azienda di essere stati attaccati? Ci sono statistiche che ci dicono che ci vogliono molte centinaia di giorni perché un'azienda si renda conto di essere stata attaccata. Le statistiche dicono oltre i 200 giorni in Italia, oltre i 400 in Europa, quindi tutto sommato siamo anche bravi, ma è tantissimo tempo. Allora, perché le piccole e medie industrie vengono attaccate? Ah, fondamentalmente perché ci sono ambiti per i quali la piccola e media industria è riconoscibile. È riconoscibile perché tipicamente ha un IT, un reparto di IT che è necessario ai fini del business dell'azienda. Il tema vero è che è assolutamente orizzontale al business e ha la necessità di fare quotidianamente un sacco di attività diverse. Questo vuol dire che l'IT aziendale ha tantissime competenze, ma raramente riesce ad avere in ambito cyber competenze estremamente verticali. E da questo punto di vista, spesso ancora, all'interno delle aziende italiane troviamo delle strutture, delle infrastrutture IT che sono piuttosto, io dico, corte, no? Fatte di poche persone, spesso meno di quante in realtà ne servirebbero. Anche questo è un altro ambito, un altro aspetto che ci porta a pensare che tutto sommato perpetrare. Ora, le percentuali ci danno ragione, ma noi lo vediamo in realtà quotidianamente. Quotidianamente supportiamo i nostri partner per andare dai loro clienti e a raccogliere le esigenze. Quando raccogliamo le esigenze, vediamo che la prima è: abbiamo bisogno di un supporto per capire che cosa succede quando siamo sotto attacco, perché realmente molte volte non ce ne accorgiamo proprio. Ecco, da questo punto di vista noi raccontiamo quella che chiamiamo la supply chain del cybercrime, no? Cioè il concetto dell'anello debole della catena è uno degli aspetti fondamentali. L'anello debole della catena che talvolta è un software non patchato, un'appliance non patchata, tante altre volte invece è un'azienda che fa parte di una catena di relazioni che magari risulta in quel momento essere l'anello debole. Tante volte succede ad aziende medio piccole di essere satelliti fondamentali nel business di grandi aziende, ma come tutti sappiamo il budget, la consapevolezza, la capacità storica che le aziende magari molto grandi hanno avuto nel comprendere quanto è importante la sicurezza non è stata equamente, diciamo, affrontata dalle aziende un po' più piccole, semplicemente perché hanno budget diversi, hanno meno personale, hanno competenze diverse, no? È normalissimo da questo punto di vista. Ecco, loro però potrebbero essere, anche per una grande azienda, un punto d'ingresso. E questo lo vediamo anche in questo caso tante volte, tanto che oggi si parlano, le grandi big a livello mondiale chiedono che i propri partner abbiano una serie di certificazioni sempre più importanti che dimostrino che cosa stanno facendo nell'ambito della sicurezza informatica, contro la lotta al cybercrime. Ecco, chiedo scusa, da questo punto di vista io ricordo sempre che ogni vulnerabilità è veramente una porta aperta per qualsiasi attacco informatico. A volte viene sfruttata, a volte no. A volte viene sfruttata e nemmeno lo sappiamo. Ecco, gli incidenti che più spesso ci succedono hanno una struttura abbastanza facile da definire, abbastanza semplice da comprendere. Io ho provato a inserire qui 5 punti, no, che considero fondamentali.
non sempre avviene attraverso questi 5 punti, ma credo che in grosso modo ci permetta di comprendere che cosa succede, che cosa ci succede. Allora ve li leggo giusto perché poi magari li approfondiamo uno alla volta. Il concetto del contatto, il qualcuno ci sta contattando, qualcuno ci vuole contattare e noi magari non sappiamo perché, non sappiamo chi è, eppure gli diamo trust. Uno dice, ma perché ti fidi di una persona che non conosci? È perché sono coinvolto in modo assolutamente, come posso dire, impegnato e impegnativo nel lavoro e quindi non ci faccio caso. Poi l'accesso, perché comunque sto dando accesso ai miei sistemi, fino a creare dei movimenti laterali, perché sappiamo bene che un attacco informatico dura un secondo, non dura 3 minuti, dura intere ore, intere giornate, a volte mesi. E quando si infetta il portatile, il PC, una macchina di qualche collega, magari la mia, non è detto che quella sia la fonte dell'ultimo attacco, quello che magari siede l'azienda. È solo l'inizio, dove dal mio PC comincia un attacco laterale, un movimento laterale, e poi piano piano fa escalation e magari arriva sui server. Infine l'estrazione, no? L'estrazione di dati è uno dei punti fondamentali, che è molto difficile da rendersi conto all'interno di un'azienda, ma non possiamo nemmeno più trascurare, ce lo diceva poco fa il collega, non è nemmeno più pensabile non vedere che cosa succede all'interno del deep e del dark web, fino ad arrivare a quello che chiamiamo il cyber incident, che a volte, come dicevo prima, è un pagamento di un bonifico, ma altre volte è l'azienda completamente finita. Ecco, di recente abbiamo visto tanti attacchi. Noi in questo momento ho pensato di portarvi un esempio che forse, e anche se non mettiamo il nome, in realtà qualcuno di voi ha vissuto. Io penso, ho conosciuto tanti clienti che nella loro vita fanno i ciclisti, che nella loro vita si muovono molto e hanno subito durante quest'estate questo tipo di attacco, questo attacco così importante. Però vi dico questa cosa, questa è un'azienda multinazionale, internazionale, estremamente importante, rinomata, ma è un attacco assolutamente normale, è un attacco assolutamente possibile per qualsiasi livello di azienda, qualsiasi dimensione di azienda. È quello che dicevo prima quando facevo vedere i titoli di giornale. La vicenda si spiega in poche parole, in realtà, no? Il 23 luglio di quest'anno, quindi in realtà pochi mesi fa, gli utenti di questa azienda, che ha utenti ovviamente in tutto il mondo, tramite Twitter hanno espresso la loro preoccupazione perché i siti web erano inaccessibili. Ma io su quel sito web avevo i miei dati, no? I miei dati dei miei giri in bicicletta, i miei dati dei miei movimenti, tutte le mie statistiche che sono così importanti. Ecco, 4 giorni dopo in realtà l'azienda ha fatto una dichiarazione ufficiale in cui confermava che aveva avuto luogo l'attacco informatico. Sono stata soggetta ad un attacco, ho dovuto reagire in qualche modo. Ora, io, se mi permettete, lascio esclusivamente il tema dal punto di vista tecnico-tecnologico dell'attacco informatico, perché poi in realtà questa azienda ha avuto temi politici estremamente importanti. Perché? Perché l'organizzazione cybercriminale gli ha chiesto 10 milioni di dollari, questa azienda statunitense non può pagare quando l'attacco arriva dagli hacker russi, per cui c'è stato tutto un ambito complesso, diciamo, di attività politiche che però, mi permettete, in questo momento non voglio affrontare. Al contrario, invece, mi piacerebbe fare con voi l'identikit di quello che è successo. Ora, chi è stato ad attaccare? In realtà gli attaccanti possono essere di vario tipo, no? Sono sempre però gruppi o aziende criminali molto specializzate, che hanno una competenza molto elevata. L'ambito della cyber security è un ambito estremamente complesso. Così come noi aziende nella parte surface, come aziende che lavorano normalmente per fare il proprio business, siamo brave nel nostro business. Ognuno di noi partecipanti a questa web conference in realtà sappiamo fare il nostro business, abbiamo un ramo specifico, su quello abbiamo sviluppato tutti i nostri concetti e i nostri prodotti. Bene, loro fanno la stessa cosa. Sono aziende strutturatissime che sanno esattamente quello che fanno. Ecco che allora Evil Corp
che è assolutamente il gruppo criminale che ha fatto questo attacco, è un attacco professionista, è un attacco che è noto, notissimo, fin dal 2007, no? Qualcuno di voi che magari girano un po' per questi ambiti lo sa bene, e fin dal 2007 ha avuto, come posso dire, la forza di attaccare grandi imprese americane. È un gruppo russo che ha questo come obiettivo. Il gruppo ha perpetrato la minaccia, che, no, che è Evil Corp, sembra che abbia spostato la sua attenzione alle aziende che sono le Fortune 500, proprio come dicevo prima, dal 2007 ad oggi. Gli hacker hanno implementato lo strumento ransomware. Ora, il ransomware che hanno utilizzato non è il punto cruciale del nostro ragionamento, perché oggi ne hanno usato uno, domani ne possono usare un altro. Se guardiamo la storia, non ho portato slide, ma se guardiamo la storia di quanti e quali ransomware si sono sviluppati e quanti dialetti di ransomware si sono sviluppati negli ultimi anni, ma potremmo dire negli ultimi 20 anni ormai, ebbene, sono una quantità pazzesca. E ognuno di questi era, diciamo, aveva come obiettivo l'unico scopo finale di poter arrivare a crittografare i propri dati, i dati dell'azienda che era sotto attacco in questo momento. Ok, quindi da questo punto di vista mi interessa guardare la parte dell'attacco, perché tanto vale uguale indipendentemente da qual è l'esempio che io ho deciso oggi di portarvi. Allora, guardiamo in questo caso il contatto. Non vi ricordate, ho detto il primo punto era il contatto. Il contatto è l'invio di un allegato tramite un'email con un dominio legittimo a più dipendenti dell'azienda a bassa informatizzazione. Il concetto di bassa informatizzazione, certo, dipende molto dall'azienda. Bassa informatizzazione o bassa awareness dipende molto dal quanto l'azienda ha investito su quelle persone. Certo è che nel momento in cui io mi trovo nella condizione di non farmi delle domande del perché qualcuno mi ha scritto delle mail, o del perché, se io magari passo il mouse sul link, mi rendo conto che tutto sommato dietro c'è scritto qualcosa di strano o di diverso, vuol dire che il mio livello di informatizzazione non è altissimo. Ok, qualsiasi soluzione mettiamo in campo, io dico sempre l'awareness è fondamentale, sono le persone che devono essere formate a comprendere. Poi dal punto di vista IT possiamo fare tantissimo, questo sicuramente. Che cosa è successo nel caso specifico? Almeno un dipendente ha cliccato, ha aperto l'allegato che ovviamente conteneva il comando per scaricare il ransomware, e poi si è aperto tutto un processo. Anche qui io ci tengo molto a dirvi, non è che io faccio il doppio clic e succede tutto, non è così. Siamo in grado di vedere e di distinguere che il processo di ransomware è assolutamente un processo lungo che succede all'interno dell'azienda, però effettivamente parte tutto da quel primo clic. Ora, l'incidente, il ransomware ha innescato l'avvio di una privilege escalation, naturalmente, che aveva come l'obiettivo quello di impossessarsi degli accessi all'amministratore per criptare i file che stavano sui server. È ovvio che quello è l'obiettivo finale. Io voglio riuscire a crittografare quei file. Una volta che la reverse shell è andata a buon fine, è avvenuta la criptazione dell'intero sistema, contemporaneamente senza possibilità di isolare le macchine infette. Perché qualche volta qualcuno mi dice: ah, però io ho dei sistemi che mi permettono di isolare velocemente una macchina infetta. Attenzione, sì, ma se dovesse succedere che su tutti i tuoi server improvvisamente, o tutti i tuoi server di core business, improvvisamente si comportano allo stesso modo e tu isoli tutte le macchine, tu hai isolato tutte le macchine, ma ti sei completamente fermato, hai smesso di dare un servizio, così come è successo a loro. Bene, allora credo che sia estremamente importante capire quando siamo sotto attacco, capire se siamo sotto attacco, in che modalità. Perché un'azienda moderna dovrebbe interessarsi al dark web? Perché, diciamo che Matthew Guide l'ha detto in modo molto chiaro, ve lo lascio leggere, e credo che come lui non sarò in grado di dirlo, però il concetto di fondo è che abbiamo sempre di più la necessità di sapere che cosa succede alla nostra azienda, ma per saperlo non è più sufficiente guardarsi dentro. Guardare tutti i sistemi informativi aziendali è fondamentale, ma non è più sufficiente. È necessario ed è ovviamente possibile guardare ciò che succede in internet. Internet, che come ci diceva prima, è fatto di surface web, ma è fatto di deep, è fatto di dark. Ci sono teorie su quante percentuali, no? Come sono disposti e quante sono le percentuali del deep e quali sono le percentuali del dark.
Il concetto chiave però è che si può, frequentando questi posti, alcuni abbastanza meno, frequentando questi posti è possibile sapere che cosa si dice, che cosa si può trovare della nostra azienda. Ecco, quindi da questo punto di vista dobbiamo necessariamente esserci, essere ben presenti. Ora, il concetto è there is no place where espionage is not possible, no? Evidentemente. Cioè, usare le conoscenze di per dark web può essere assolutamente un passo avanti, è sicuramente una modalità per riuscire a essere svegli, essere coscienti che ci sta succedendo qualcosa, e se siamo coscienti possiamo fare qualcosa per riuscire a risolvere il problema. Noi come lo facciamo? Noi lo facciamo attraverso tre pilar fondamentali. Pensiamo che la visione di, a 360 gradi dell'azienda, quindi guardare l'interno, guardare l'esterno, è fondamentale, ma è fondamentale riuscirlo a fare attraverso persone abili, persone specializzate in ambito cybersecurity. Ecco perché noi spingiamo così tanto nell'avere grandi quantità di cybersecurity specialist. Il fatto che oggi abbiamo molte decine, no? Abbiamo superato le 60 cybersecurity specialist all'interno del nostro ISOC, è assolutamente uno degli ambiti fondamentali per riuscire a capire che cosa sta succedendo, ma è anche per riuscire a dare quello che noi chiamiamo un ISOC o l'ISO, l'H24, no? A volte mi capita di parlare delle nostre soluzioni e ci chiedono: ma qual è il vostro SLA? Perché è H8, H12? Signori, se vogliamo combattere il cybercrime, essere reattivi rispetto ad attacchi del cybercrime, l'unico SLA è l'H24. Su questo non abbiamo dubbi. Cosa vediamo? Noi vediamo che gli attacchi sono sempre più complessi. Ci sono tutta una serie di attacchi che sono noti, molti ransomware sono noti, oppure sono evoluzioni, no? Quindi comportamenti che tutto sommato non è difficile da vedere. Ci sono tutta una serie di attacchi che è possibile prevenire attraverso delle segnature. Tutte queste parti di attacchi sono attacchi che possiamo indirizzare e stoppare con configurazioni corrette di soluzioni di base. Pensate al firewall, pensate all'anti-spam, pensate agli antivirus che sono fondamentali, no? Ma il web security, pensate a tutte tantissime soluzioni, spesso eterogenee peraltro, ma che sono parte fondamentale delle soluzioni di base. Il tema vero è che quando il cybercrime decide di attaccare, ha a disposizione anche lui una serie importante di tecnologie, anche lui ha a disposizione una serie di soluzioni che può utilizzare contemporaneamente per attaccarci, per creare quindi nuove minacce, per creare nuove tipologie di attacchi, per arrivare a quelli che noi chiamiamo Advanced Persistent Threat, cioè qualcuno che è in grado di farci un attacco così importante da entrare all'interno della nostra azienda, da rimanerci tutto il tempo che vuole, noi non ce ne accorgiamo, eppure lui in questo momento magari sta facendo un'esfiltration di dati, che poi magari mette in vendita, oppure mette in vendita la capacità di attaccarci e di metterci veramente sotto un grande scacco matto, oppure semplicemente decide di girare la chiave, bloccare tutti i server, come è successo ad esempio che vi raccontavo prima, per chiedere qualche euro, qualche dollaro o qualche bitcoin di riscatto. In quel caso erano 10 milioni, che non è più di qualche, no, evidentemente. E noi sappiamo bene che nel tempo sono nate delle soluzioni, in generale sotto il cappello SIEM, che hanno cercato di dare risposte a questo tipo di attacco. C'è un tema che noi abbiamo riscontrato, soprattutto nella piccola e media industria italiana, che il SIEM ha qualche limite. Ci sono dei prodotti molto belli, ma ci sono dei limiti estremamente importanti. Il costo senz'altro è uno di quelli, no? Il costo va sempre tenuto estremamente sott'occhio, ma ancora peggio del costo c'è la grandissima quantità di falsi positivi. Siamo tutti sottoposti, se utilizziamo insieme, a quotidiani falsi positivi, quotidiane centinaia di messaggi che ci dicono c'è un'anomalia, c'è un'anomalia, c'è un'anomalia. Ma questi, se poi vado a perderci del tempo a seguirla, vedo che tutto sommato era nulla di che. Ecco, da questo punto di vista vuol dire che non solo ho pagato una soluzione molto, ma ho bisogno di persone che non solo sono capaci, ma utilizzano, e io mi permetto di dire perdono un sacco di tempo per poterci e doverci guardare. Ecco, noi da questo punto di vista pensiamo di aver superato questo approccio. E lo facciamo grazie a delle persone che vi dicevo prima, sono cyber specialist e che sono cyber security specialist e che
diciamo, sono estremamente forti e che sono estremamente preparate per poter dare un servizio. Perché? Perché sappiamo, lo dicevo all'inizio, all'interno degli IT è difficile, non impossibile, ma anche quando si trovano sono in quantità molto ridotta, trovare persone che sono molto competenti in ambito cyber security. L'Always On, l'ho detto prima, l'Always On è un punto fondamentale, non possiamo pensare di non dare un servizio come minimo H24. Come minimo, sì, di più non c'è, lo so, però è anche il minimo perché abbiamo visto che gli attacchi si vengono perpetrati in qualsiasi ora del giorno, ma anche della notte, ma anche del weekend o dei momenti di festa. Da questo punto di vista, sempre, in qualsiasi momento, in qualsiasi istante. Noi veniamo classificati da Gartner come un MDR provider, Managed Data Response Provider. E Gartner dice, che studia con noi l'approccio al mercato internazionale, perché oggi Cybero è un'azienda che sta approcciando i mercati internazionali, che, vi dico la verità, oggi per noi sono un approccio nuovo. Non siamo un'azienda che storicamente ha approcciato tutto il mondo, invece vediamo che le nostre soluzioni vengono cercate, ci chiamano un po' dappertutto perché capiscono qual è la forza delle nostre soluzioni. Ma il Gartner ci ha instradato in un ragionamento che è l'MDR provider, e Gartner già diceva, prima di riconoscerci, che entro il 2024 il 40% delle mid-sized enterprise utilizzerà un MDR provider. Questo però che cosa vuol dire? Non è che solo lo dice Gartner, vuol dire che tutte le aziende hanno la necessità di avere un servizio di cyber security erogato da altri, come se fosse un servizio SaaS, no? Io vado e acquisto da qualcuno che lo fa di lavoro, che lo fa sempre, che lo fa H24, che lo fa in modo specialistico, il servizio di supporto nell'ambito cyber. Ecco, per fare questo noi che cosa facciamo? Beh, tre fondamentali punti che sono la detection: attraverso i nostri algoritmi, attraverso il nostro software, siamo in grado di capire in modo estremamente preciso che cosa succede all'interno dell'infrastruttura aziendale, che cosa succede nel deep e nel dark web. Quando il nostro software ci dà delle segnalazioni, queste segnalazioni vengono elaborate, vengono analizzate dai nostri analisti, i nostri cyber specialist di cui vi parlavo poco fa, che sono attivi H24. È fondamentale questa parte, perché è il motivo per il quale noi siamo in grado di dire ai clienti, dei nostri partner: guardate che non avrete falsi positivi. Quando noi vi disturbiamo, quando noi diciamo attiviamo la catena del soccorso, lo facciamo esclusivamente perché siamo certi che sta succedendo qualcosa. Ecco, come lo facciamo? Lo facciamo perché i nostri analisti, che hanno capito che cosa sta succedendo, sono in grado di definire una remediation, definire quella che è la response H24. Ora, la response può essere un'allerta che viene inviata, no? Anche solo via mail. Potrebbe essere un risultato di un'analisi molto profonda che si poteva fare solo manuale e che definisce una remediation importante da andare a fare in campo. Oppure può essere automatica. L'automatic response dei nostri sistemi ci permette di andare a fare attività senza falsi positivi che ci permettono di dire: guarda, hai un problema, te lo risolviamo al volo e poi ti attiviamo la catena di soccorso per dirti che l'abbiamo risolto. E questo è un valore aggiunto molto importante. Quali sono i benefici che ne otteniamo? Forse un po' ve li ho detti in queste parole, no? Però un forte risparmio rispetto alla costruzione di un team H24 in house. Ho visto aziende che stanno pensando di dire: ma io mi faccio il NOC interno, mi faccio l'operating center interno, oggi si dice mi faccio il SOC interno. Caspita, però provate a pensarci. Per fare una persona, no? Io dico un FTE H24 ci vogliono 5 persone. Allora, se voglio avere una squadra un po' nutrita, mi servono tantissime persone che, oltre al fatto che costano molto, no, evidentemente, ma devono essere formate, devono essere continuamente aggiornate, e la maggior parte delle aziende che io incontro non hanno la forza, la capacità e la voglia organizzativa di formare queste persone per un scopo solo, che è la cyber security. Perché? Perché lo dicevo prima, perché l'IT, l'azienda ha bisogno di un IT che sia assolutamente orizzontale, che possa fare tantissime cose all'interno dell'infrastruttura aziendale. L'accesso a cyber security specialist ad oggi, ancora poco diffusi sul mercato, è un altro aspetto molto importante. Dove li trovo io questi specialisti? Ecco, noi che ne cerchiamo veramente sempre tanti, è un aspetto che abbiamo affrontato ormai da molti anni.
il fatto stesso che abbiamo delle relazioni importanti con le università e che riusciamo a costruire dei percorsi formativi ci permette di trovare, di costruire, come posso dire, specializzazioni e quindi costruire degli specialisti che ci permettono di essere integrati in modo quasi immediato all'interno della nostra infrastruttura. È l'unico modo se vuoi far dei tuoi. Perché se devi prendere un giovane ragazzo, un giovane ingegnere, un giovane specialista o uno sviluppatore e formarlo, è un percorso molto lungo. Può essere estremamente dotato, estremamente bravo, ma ci metto tantissimo tempo. Se vado a cercare uno specialista nel mondo lavorativo, mi costerà tantissimo e comunque ne avrò trovato uno. Ecco, questo, no, è un valore nel riuscire a ottenere un servizio da chi lo fa sempre. Oltre al fatto che avere una soluzione invece complessiva di un MDR riduce in modo importante i tempi di individuazione delle minacce. A me a volte viene detto: scusa, ma tu mi dici quanto tempo ci metti a riconoscere una minaccia? Ecco, è difficile, si potrebbero fare degli esempi, ma in assoluto un tempo non c'è. Ma sicuramente so che rendere estremamente granulare la capacità di vedere che cosa succede ci permette di intervenire ai primi stati di ciò che succede e non nel momento in cui l'azienda si sta fermando. Ecco, questo è il punto chiave. Non dobbiamo aspettare che succedano cose gravi, possiamo accorgercene, fin da subito. Ok? Questo è il concetto. Sai, però sicuramente noi vorremmo che fosse il vostro team sempre attivo per proteggervi. Io non penso, e lo dico spesso, che le aziende possano dormire serene perché sanno di non essere attaccate. Penso però che potrebbero dormire serene perché sanno che c'è qualcuno di competente che le supporta nel guardare che cosa succede in modalità H24. Perché il valore delle vostre aziende voi lo sapete benissimo e noi lo sappiamo insieme a voi. Allora, il concetto del valore è un concetto per noi estremamente importante, che portiamo sempre avanti e lo portiamo, come vi dicevo, attraverso oltre 52 specialisti. Oggi abbiamo aumentato questo valore, il tre lingue a supporto che sono l'italiano, l'inglese e il russo, perché col fatto di avere due sedi oggi noi in Ucraina abbiamo una parte del nostro supporto assolutamente madrelingua anche russo, e quindi abbiamo queste tre lingue fondamentali, ma che ci permettono, l'avete visto prima nell'attacco, di capire in tempo reale all'interno di Deep Dark Web, per esempio, quando un attaccante russo sta cercando di fare un danno alla vostra azienda. E oltre a avere le tre tecnologie proprietarie di cui vi parlava prima Veronica. Il segno in particolare, siamo aggressivi, siamo dalla parte buona delle aziende, no? Perché questo è l'altro aspetto. Ma voi conoscete tutte le modalità d'attacco? Ecco, forse tutte no, ma molte sicuramente sì. Avete tecnici estremamente specialistici, ma chi ci dice che non siete quelli attaccati? Abbiamo fatto una scelta, no? Noi vogliamo stare dalla parte corretta, dalla parte delle aziende, perché il nostro business è questo. E sappiamo, capiamo il valore del vostro business, per il motivo per il quale siamo a disposizione per riuscire a proteggere. Ovviamente l'H24 è il punto chiave, diciamo, di tutto questo ragionamento. Non è pensabile avere un H8 o un H12. Cosa abbiamo sviluppato per poterlo fare? Abbiamo sviluppato una suite che noi chiamiamo Cyber Security Suite. È fatta di due soluzioni che di fatto sono opzionali, ma che a tutti gli effetti insieme danno un quadro completo della sicurezza, della postura di sicurezza dell'azienda. Cyper, di cui oggi non parleremo tanto, magari poi in un incontro personalizzato molto volentieri, Cyper è la soluzione che mette in sicurezza tutta l'infrastruttura IT aziendale. Ora, qualcuno potrebbe dire: scusami, cos'è l'infrastruttura IT aziendale? Perché siamo nel 2020 e l'infrastruttura IT aziendale è fatta, certo, dalle nostre sedi, no? Ho tante sedi, ho dei magazzini, ho una infrastruttura, ma potrei avere queste sedi in Italia oppure essere una multinazionale, ma potrei avere anche dei data center privati erogati da qualcuno, oppure potrei utilizzare dei data center pubblici, oppure dei servizi SaaS, ma anche dei servizi IaaS, piuttosto che avere, come è successo nel lockdown, ma molte aziende lo facevano già prima, un sacco di persone che sono in telelavoro o in smart working. Ecco, da questo punto di vista tutto questo per noi è perimetro aziendale. È difficile, è poco tangibile, ma sicuramente è tutto ciò che viene e che eroga servizi IT all'azienda. Ecco, questo, tutta questa parte globale, siamo in grado di metterla sotto controllo, sotto attenzione, di alzarne il livello di sicurezza attraverso la soluzione che si chiama Cyber. CSI invece che cosa fa?
se sai, guarda a ciò che avviene fuori dall'azienda, fuori da quel perimetro, no? Complicato a piacere, fuori dal perimetro. Che cosa succede nei miei confronti? Che cosa si dice? Che cosa si può trovare nell'ambito, si dice, di internet? Ecco, si parla di threat intelligence, si parla di OSINT, si parla di tutta una serie di ambiti che riguardano l'attenzione che il cybercrime pone nei confronti delle nostre aziende. Ancora una volta però noi lo facciamo attraverso un servizio che ci distingue come MDR, quindi secondo i tre pillar fondamentali che sono la detection, dove attraverso l'intelligenza artificiale e il machine learning, di algoritmi che abbiamo sviluppato noi, è proprio nostra questa modalità di vedere la cosa, riusciamo a raccogliere grandi quantità di dati da entrambi i lati, no? Sia all'interno del perimetro sia in internet, e riusciamo a correlare questi dati, riusciamo a interpretarli a modo nostro, e ci permette questo di avere una chiara evidenza di ciò che succede. Perché abbiamo bisogno di vederlo? Perché se c'è un allarme, se c'è un evento che esce dalla normalità, a volte dalle mediane statistiche, no? Piuttosto che qualcosa di veramente interessante in questo momento, deve essere analizzato dal nostro ISOC H24, per poi arrivare a definire quella che noi chiamiamo una remediation, quindi una risposta, una remediation che può essere automatica oppure ovviamente manuale, quando può essere più complessa, quando ha bisogno di specializzazioni per poter essere applicata. Ecco, visto che oggi si parla di internet, ovviamente CSI è la soluzione che indirizza meglio questo ambito. La Cyber Security Intelligence è quella soluzione che ci permette di applicare algoritmi OSINT attraverso una serie di funzioni tutte completamente comprese nella Cyber Security Intelligence. Identificazioni di data breach, ne parlavamo prima, le vostre login e password vengono continuamente perse, rubate, e quindi è possibile ritrovarle creando consapevolezza. L'attacco di phishing che ha dato e che ha creato il problema che vi ho raccontato prima nasce da domini che vengono creati, che domini che vengono creati simili, no, per proprio creare attacchi di spear phishing. Ecco, con CSI noi siamo in grado in real time di farli chiudere. Non possiamo pensare che tutte le persone all'interno dell'azienda siano uguali. No, ci sono delle persone speciali, noi le chiamiamo VIP, che vengono messe sotto attenzione, perché se io riesco a sostituirmi a loro per dare degli ordini o integrarmi con loro per ottenere delle risposte, bene, io riesco a fare il mio business colpendo quell'azienda. Ecco, allora noi attraverso la Cyber Security Intelligence siamo in grado di mettere sotto attenzione questi VIP nella vita pubblica, quella lavorativa, ma a volte anche negli ambiti un po' più privati, quelli legati ai social, quelli legati ad altri indirizzi email che non sono quelli aziendali, ma per i quali il cybercrime sa esattamente dove andare a cercare le informazioni e riuscire a colpire. Poi, essendo ben presente attraverso sonde all'interno di tutto il dark web, noi siamo in grado di comprendere e ascoltare se si parla dell'azienda, se ci sono delle chat o un particolare room nelle quali magari qualcuno mette a disposizione dei dati che ha appena rubato e che dice: li volete? Sono in vendita, possono essere interessanti perché sono progetti, possono essere interessanti perché riguardano, sono dati fondamentali di quell'azienda. Ecco, da questo punto di vista l'analisi del deep e del dark web per noi è un lavoro estremamente serio, ma che siamo stati in grado di anche di rendere il più possibile automatico, raccogliendo terra e terra di dati da poter elaborare e per poter creare consapevolezza sui nostri clienti. La Cyber Security Intelligence viene completata attraverso il continuous scan. Noi da internet, visto che guardiamo da fuori, riusciamo a vedere tutto ciò che è il perimetro, in questo caso veramente della vostra azienda, come IP pubblici, applicazioni, siti web, eccetera, e riusciamo a tenerli sotto controllo per verificare se ci sono, non so, nuovi servizi, a volte banalmente anche delle configurazioni sbagliate del firewall, no? Può succedere, è umano, ma anche cose tipo l'IP reputation che cala. Quanti DOS vengono creati abbassando l'IP reputation di quel servizio? Alla fine, se il vostro IP pubblico ha un'IP reputation molto bassa, è molto facile dire che quel servizio non è raggiungibile, perché poi tutti i sistemi di sicurezza dicono: no, là è meglio che non ci vai. Caspita, però è il mio servizio che viene erogato magari per tutti i miei consumatori. Perfetto. Allora, da questo punto di vista siamo in grado di vederlo in tempo reale e di andare a capire che cosa sta succedendo, quando comincia ad abbassarsi, senza che arrivi a dei livelli per i quali il servizio è completo. Ecco, queste funzionalità per noi sono tutte comprese all'interno della Cyber Security Intelligence.
In poche parole, no? Evidentemente, io quello che è il mio obiettivo di oggi è riuscirvi a guidare in un percorso e poi magari stimolare l'esigenza laddove abbiate voglia e bisogno di incontri molto volentieri. Però il concetto e i benefici mi sembra evidente che siano quelli della copertura totale del perimetro di sicurezza. La postura di sicurezza di un'azienda non può più essere vista solo all'interno, è necessario vederla anche da interno. Essere sempre aggiornati sulle nuove minacce ci permette, essere all'interno del deep e del dark web, di essere lì esattamente dove magari ci sono anche i vendor che sentono e capiscono che c'è un nuovo bug. Noi però che cosa siamo in grado di fare? Quando viene rilevato siamo in grado di andare a dire: guarda che questo è il workaround che tu puoi fare per evitare quei rootkit che a ventaglio ci colpiscono, in attesa che magari il vendor ci metta a disposizione la patch per risolvere il problema. Tutto fatto H24 e poi con un concetto di competitività. Stiamo parlando di soluzioni che noi facciamo business come voi, il nostro business è vendere queste soluzioni. Queste soluzioni siamo in grado di venderle in modo, attraverso i nostri partner, attraverso un IPO, in modo estremamente competitivo, perché abbiamo creato cerchiamo di rendere semplice l'approccio a queste soluzioni che tecnicamente, tecnologicamente sono molto complesse, ma il cliente finale deve poterle vivere in modo semplice, deve poter comprendere in modo chiaro quali sono i propri costi che deve mettere a base, che deve poter valutare, che deve poter affrontare. Ecco perché ad esempio indirizziamo i costi attraverso degli stili semplici che basano tutto il loro funzionamento esclusivamente sul numero di postazioni di lavoro e numero di server fisici virtuali. Numeri che noi sommiamo, li posizioniamo nel listino e i commerciali di NPO in modo immediato ne potranno indicare qual è il costo di queste soluzioni, sia di Cyber che di CSI, in modo indifferente. Sono dei canoni, sono canoni mensili su un contratto che è annuale, pluriannuale, quello che le vostre logiche di business vi portano e vi guidano a fare, ma il concetto è estremamente semplice, tutto assolutamente compreso. In questa modalità io so, come dicevo prima, che posso dormire tranquillo, non perché non mi succederà nulla, ma perché so che c'è qualcuno che in modo estremamente granulare e preciso mi fa detection, analisi e mi propone e si propone per fare la remediation. Ecco, questo è il processo che noi andiamo a fare. Come lo facciamo? Beh, raccogliamo le informazioni, ovviamente la operatività dei servizi tipo la chiusura dei domini, l'identificazione della data breach, sono tutti servizi completamente compresi, automatici, li facciamo noi. Non abbiamo pensato bisogno di mettere le mani in casa vostra, perché la CSI si pone l'obiettivo di guardare il tutto da fuori, quindi non ha bisogno di darci diritti di accesso o cose di questo tipo. Con Cyber è un po' diversa la cosa, quello magari lo affronteremo in un altro momento. La notifica degli incidenti e le dashboard sono un punto assolutamente importante per l'azienda, perché la reportistica è senz'altro importante averla, poterla vedere in tempo reale, avere una propria dashboard nella quale si sa se sono state recuperate informazioni, si sa quali sono state le login e le password, quanto, a quando sono state, a quali attacchi sono afferenti. Tutte informazioni che poi possono essere esportate, insomma, le dashboard sono dashboard estremamente facili e semplici. Bene, da questo punto di vista noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo approcciato al 2020, che è stato complicato ovviamente per tutti. Ecco, le iniziative che abbiamo portato per le aziende nel 2020 le abbiamo chiamate Defense for Italy. Credo che a questo tavolo ci sia Davide Cignata, se è così è la persona corretta che vi può raccontare in logica di business come poter affrontare soprattutto questa parte finale dell'anno. Buongiorno a tutti, mi sono palesato. Intanto vi ringrazio per aver partecipato così numerosi a questa sessione che insomma mi sembra piena di spunti importanti di riflessione e di confronto. Il mio compito è quello di raccontarvi quella che è l'iniziativa Defense for Italy, che è un'iniziativa insomma che è nata sulla spinta di ovviamente un momento molto difficile che il mondo intero ha dovuto affrontare in questo anno. La pandemia insomma ha creato enormi problemi alle persone, alle aziende, al business, ma sicuramente non ha fermato le minacce del cybercrime. I criminali, gli hacker hanno continuato ad attaccare le aziende creando danni importantissimi.
Luca ce ne ha parlato poco fa in, in modo molto, molto dettagliato. E quindi abbiamo voluto creare questa iniziativa per consentire alle aziende italiane in questo momento così complicato di poter comunque alzare il proprio livello di sicurezza per fronteggiare questa grande minaccia, dando la possibilità alle aziende di accedere ai nostri servizi per 3 mesi in forma completamente gratuita. Quindi non parliamo di una POC, ma parliamo dell'implementazione completa del nostro servizio, in modo tale che le aziende per 3 mesi, in forma completamente gratuita, abbiano la possibilità, come vi dicevo, di poter innalzare il proprio livello di sicurezza. Al termine di questi 3 mesi, il cliente ha la possibilità di decidere se continuare con il servizio, quindi iniziare il pagamento dei canoni di servizio, oppure se nel caso non lo ritenga più necessario, di terminare quella che è l'erogazione del servizio stesso. Quindi una iniziativa che è volta veramente a supportare le aziende del nostro tessuto industriale per in questi momenti di grande difficoltà. Quindi è un'iniziativa che ovviamente è a disposizione di tutti i partecipanti al webinar e a cui insomma speriamo possiate aderire per utilizzarla anche per testare la qualità e l'efficacia delle soluzioni di cui oggi vi abbiamo parlato. Cerchiamo di essere un passo avanti, questo è il messaggio finale che penso sia importante trasferire. Il cybercrime è sempre alla ricerca di nuove vittime. Oggi, cercando di proteggersi e adottando le nostre soluzioni, pensiamo di potervi mettere nelle condizioni di essere un passo avanti sulla strada della protezione rispetto al cybercrime. Io vi ringrazio, direi che a questo punto possiamo lasciare spazio a eventuali domande. Ripasso la parola a Gian Andrea. Grazie Davide, ringrazio te, ringrazio Luca e Veronica per quello che ci avete raccontato. C'è una domanda che arriva dalla platea, mi chiedono se c'è una scadenza per quell'iniziativa di Defense for Italy che ci hai appena raccontato. L'iniziativa Defense for Italy scade il 31 di dicembre del 2020. Quindi ok. Grazie molte. Quest'anno fiscale. Grazie molte. Con questo credo che abbiamo finito. Riceverete una survey in cui vi verrà chiesto di esprimere un gradimento per i vari contenuti e l'iniziativa. Il webinar è stato registrato e sarà conseguentemente pubblicato nei prossimi giorni all'interno del blog di NPO Sistemi e nei nostri canali social. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro.